Oh. E tu, Anayana, davanti a me, è un cielo rosso su Roma. Lei di Roma, lei di Roma, sta zitto. Che bella sta canzone, Ermi. Grazie. Io l'ho scoperta per un nostro amico comune che la stava cantando in un locale vicino Orbetello. E Porto aveva... Ercole Kings. Bravo, bravo. E c'erano un centinaio di ragazzi intorno al pianoforte con questo nostro amico che cantava una squarciagola. Io dopo finita la serata gli ho detto: ma di chi è questa canzone? E mi ha detto di Erminio Simi. Io, porca miseria, non lo sapevo. Ed è una canzone bellissima che poi prima o poi mi ricanterai proprio, sì, ti metterai al piano. Insomma, io sono qui con Erminio Sinni, che è un altro dei miei grandi amici, un grande artista che stimo, un amico, e anche con lui oggi vorrei farmi un po' una chiacchierata. Erminio è stato un artista che, oltre ad aver fatto cose abbastanza importanti, perché non è che poi tutti quanti di frequente, insomma, gli capita di salire sopra il palco di Sanremo. Questo signore c'è stato. Mm? Ma è stato un incidente di percorso. È un bel incidente, però. Sì, sì, un bel incidente. Sì. E poi, insomma, è uno di quei musicisti, quei pianisti, artisti che hanno fatto la storia dei locali di Roma. Senti, mi racconti un attimo, proprio in maniera sintetica, però, come è cominciata la tua storia? A Roma? A Roma. A Roma, dunque, è iniziata perché sono scappato di casa. Sono scappato di casa e mi sono ritrovato a suonare la chitarra nella via delle Fontanelle, via angolo via, sì, del Corso. Sì. Una chitarra prestata a un negozio lì che usavano per fare la vetrina. E niente, mi sono messo lì, mi vergognavo perché ero un ragazzino. Poi camminando, dopo una ventina di giorni, un mese, per via del Vantaggio trovo un locale, guardo così, c'è un pianoforte bianco, io posso suonare, era una vita suonare un pianoforte. Ho detto, e cercavano un pianista che apriva le serate a Romano Mussolini. Se vuole fare il piano bar, gli ho detto sì, però io non ero buono, cioè, perché allora il piano bar era Bruno Martino, Fred Bogusto, la musica napoletana. Un certo se... tipo di certo. E io quello che sapevo fare era quello che facevo in gita scolastica con i miei compagni di scuola. Però non bisogna, quando c'è un'opportunità di lavoro, bisogna sempre dire lo so fare. Io mi sono messo a fare quello, mi sono messo a fare quello e da lì mi ha chiamato poi l'incontro. Tartarughino, prima il Tartarughino, poi dal Tartarughino sono passato all'incontro. All'incontro vennero quelli della Cabala. Ora voglio dire, per chi non è di Roma, incontro, Tartarughino, Cabala, cioè stiamo parlando veramente dei locali più importanti della capitale. Allora erano, io credo, la Cabala in assoluto era il più importante veramente. E lì dimmi un po' due personaggi che, per esempio, lì alla Cabala hai tenuto a battesimo e con i quali hai collaborato, insomma. Ma collaborato si può chiamare collaborazione, cioè quando entrai alla Cabala ero un ragazzino e dopo un mesetto, due mesi, non mi ricordo da quanto, arrivò con un gruppo di persone, una ragazzina mi chiese se poteva cantare la canzone, cantò Imagine. E ho detto, se vuoi si fa il duo, perché mi piaceva mai cantare. E poi, insomma, si chiama Paola Turci. E abbiamo fatto il duo per un paio d'anni e mezzo, non so se lo ricorda lei, no? Se lo ricordano tutti. E intanto mi chiese di poterlo presentare alla Cabala e feci tutto per farlo assumere a Sergio Comaniere insieme a Mauro Bertocci. Grande Sergio. Sì, no, un grandissimo pianista, perché tu pensi che quando adesso la prima volta a 900 lo di Varicco ci hanno fatto il pianista di Luciano, per me il pianista era lui. Questo è. Sì, stai, tra l'altro, guarda, così lui poi ci ha avuto anche un po' una storia abbastanza particolare, perché poi lui formò la Stress Band. Sì, e poi quando lui poi è diventato solista, i musicisti della Stress Band, altri due amici grandissimi, Alberto Botta e Daniele De Salvo, insieme a me e altri due musicisti, abbiamo formato i Fratelli della Costa, un gruppo che è stato abbastanza come si, sì, infatti la cosa bella del nostro lavoro, io per esempio ci tengo a precisare una cosa, Erminio in un certo senso ci frequentiamo da poco, ma io lo conoscevo proprio per il nome. Io quando facevo piano bar, diciamo, ero un serio professionista, ma non ero tra i più quotati. Erminio già lo era. Ora io non ricordo
in quale locale lo incrociai, ma una sera mi colpì perché gli sentii fare poster a tonalità superiore a quella di Claudio Baglioni. Quindi pensate a questo signore che canna che c'ha, che oggi però non possiamo sfruttare perché siamo qui in un posto dove potremmo creare qualche problema, ma vi assicuro che Assembramento, è veramente una cosa che bella. poi ci ho fatto caso, assembramento è una cosa che demonizza. Socializzazione C'è una cosa che poi e guarda, quindi è è libertà e partecipazione. partecipazione. Ora, se voi seguite questa cosa, già un altro artista che è intervenuto ha citato questa opera d'arte di Giorgio Gaber, quindi significa che poi vedi alla fine. Comunque volo dire che a proposito noi stiamo facendo sempre questo Sì, giochino come la po del, noi siamo come la posta. anche perché so Mi che ci ho pagato una sei multa stato io. a mangiare dal cinese e dal giapponese, quindi mi sa che forse stavolta è stata una fortuna questa cosa Ma qui. il 22 di ti ho raccontato il 22 di febbraio a New York, sono stato chiuso nell'ascensore. No, questa non me l'hai raccontata. Eravamo io e Rosella, in un museo si blocca, eravamo con quattro orientali e avevo appena sentito, ma guarda, in Italia c'è un virus. Io siamo rimasti mezz'ora a questi, perché ho fatto la diretta Facebook, Ed ecco là, erano cinesi. no, ecco là, li facevo, guarda, non sai, questo c'è un signore anziano, questo c'ha 18 anni, però c'è il virus, guarda, c'è un tebatosi, ci ho detto io, where are you from? Di dove siete? Dice Japan, oh, l'ha abbracciato così. Beh, perché poi alla fine, anche se per esempio Erminio è soprattutto un musicista, però soprattutto quando si faceva il vecchio piano bar, quando non si poteva bluffare, che oggi insomma, oggi prima ho rincontrato un amico che era con te, il quale mi citava in una polemica ultimamente fatta sul karaoke, però voi dovete perdonarci se insomma chi ha studiato, chi ha suonato, chi ha fatto la gavetta, insomma un po' si incazza insomma se parliamo di karaoke, però non voglio andare su questo discorso. E invece voglio subito farti un piccolo accenno per tornare un attimo alla tua esperienza di Sanremo, perché è stata anche fatta con un signore che ha scritto, se non sbaglio ti ha prodotto lui, adesso dici questa cosa che fa. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, tante Quante cose devo cose fare? devo fare prima che venga domani. E se lei già sta Una tornando, grande composizione. io prima o poi ci dobbiamo rivedere e tu ti metti il pianoforte qui e canti a casa. Sicuramente, Insomma, sicuramente. com'è nata Questa cosa questa. nacque, cioè, per me nella mia vita tante cose che apparentemente erano brutte, infatti me le porto sempre un esempio, poi sono rivelate invece delle porte, dei portoni spalancati. Ecco, me l'ho lasciato con la mia fidanzata, quella per cui avevo scritto L'amore vero e portare a Sanremo, e tu davanti a me che abbiamo cantato prima. E mi lascio con questa fidanzata e vado da un amico di lei, che si era appena fidanzato con l'ex di Leonardo De Amicis, che lavorava con Cucciari. Mi faccio sentire, dico, guarda, avevo scritto anche questa canzone, dice, ma ti voglio presentare una persona, mi presenta Leonardo, mi faccio sentire questa canzone, che poi tra l'altro io già avevo scritto insieme a Bizzarri una canzone che Cucciari aveva già provinato, che si intitola Resta con me, e gli ho detto, guarda, abbiamo già fatto, ah, l'ha scritta te, ho detto sì. E insomma, il giorno dopo ancora mi sono ritrovato a casa di Cocciante davanti al suo pianoforte, davanti c'era il quadretto con la prima bozza di Margherita. E Storia, io mi sono ragazzi, venuto i che brividi. storia. E poi, insomma, è stata una Vabbè, bellissima però è stata esperienza. un'esperienza bellissima e tra l'altro, insomma, lo dico non per piaceria o per sviolinata, però insomma, Cocciante è uno che quando comunque punta su qualche cosa, insomma, è uno che ci pensa e ci ripensa, se non è convinto, quindi aveva sicuramente capito che Erminio era un cavallo di razza. E poi comunque ripeto, la storia parla per te, dico sempre che ognuno di noi parla la nostra storia, quindi poi hai fatto una serie di cose bellissime, scrivi cose bellissime. Allora guarda, per chiudere io ti passo un attimo la chitarra, e siccome qualche giorno fa che eravamo in un bar a prenderci un caffè, mi hai accennato una canzone che mi hai raccontato che avevi scritto in Argentina. Non so se te la ricordi, me l'hai un attimo canticchiata.
L'ho scritta tanto, una centina. Il fatto è il problema, quando tu fai, dici queste cose, giustamente mi dice, comunque ora non sei. Tante l'Argentina. Però fammi un pezzo, guarda, ti passo la chitarra e mi devi fare un pezzettino di. No, di una... quella che ti ho detto è una canzone che sta nel mio disco argentino, non l'ho scritta. Ah, ecco, allora, però me l'hai canticchiata, quindi guarda, ti un attimo la chitarra. È una canzone dei tempi che scrivevamo io e Bizzarri, e con Patucchi, questa è una cosa solo. E fa così, ho svuotato le mie tasche fino a farle sanguinare, ho raschiato i miei cassetti fino a farli vomitare, ho graffiato la mia mente fino a farla sragionare, ma non ho trovato niente che ti somigliasse a me. E ho filato il mio coltello di vetro, di diamanti, ho ucciso le mie notti, pugnalando le mie amanti, ho sgozzato i miei ricordi, ho fatto a pezzi anche il mio cuore, ma non ho trovato niente che ti somigliasse amore. Ed ho preso anche una stella rinchiudendola in cantina per vedere se era bella senza trucco. Di mattina ho parlato col mio cane del mio tenero dolore, ma non ho trovato niente che ti somigliasse amore. Amore, 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 l'autunno sta macchiando di colore i vetri dei palazzi, fuori piove, la strada arrugginisce di rumore, la sera sta sgusciando come un serpente sotto la mia porta. Amore, 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 come mi manca il mio. Bellissimo. Bella, eh? Io sarà che mi riprendo la chitarra così ti libero le mani, sarà che questo è in assoluto il genere che io amo di più e quindi quando l'hai accennata l'altra volta mi ha colpito e quindi ti ho preso un attimo a tradimento e ti ho fatto fare questa meravigliosa. No, beh, questa è ben meravigliosa, ma in quel disco c'erano tanti, erano 13 brani, uno più bello dell'altro e... Poi c'è stato dopo quel disco lì, cioè il primo fu quello di Cocco Cocciante, Ossigeno alla Pop, poi feci questo cambio proprio con musicisti di tango, una big band jazz, cioè ho fatto altri, fino a che sono passato al 2012 a fare un disco con, dove c'erano ospiti Flavio Boltro, Javier Girotto, Enrico Zanesi, jazzisti di fama, veramente gente che sa suonare, no? Come me che sono la pipa. E... Scherzo. No, no, sto... no, non è la verità. E... Fino a poi ho pubblicato un disco live doppio di un concerto mio, c'è cioè un pianoforte, pianoforte contrabbasso, violino e batteria. E adesso sto registrando il nuovo CD, sono tornato al mio vecchio amore, il pop. E allora adesso ti strappo una promessa, perché spero che questa mia iniziativa che sto facendo, ripeto, buona la prima, come sto dicendo in ogni intervento, spero che ricomincerò il giro, poi una volta che avrò conosciuto, avrò, diciamo, sarò andato a trovare tutti i miei amici, ricomincerò il giro magari in una maniera diversa e ci inventeremo qualcosa affinché ogni mio amico possa presentare un qualcosa di nuovo che dopo. Magari, io ti aspetto l'anno prossimo, perché te la brava persona che sei, c'ho solo una marea d'amici, quindi prima alla fine di tutti ci si vede l'anno prossimo. Sì. 2021, quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo 29 maggio, dai. Ce ne abbiamo 29. Oggi 29 maggio è la stessa ora qua, le 3. Va bene? Minuto più, minuto grazie meno. Grazie Erminio, grazie, credimi, a te, sono è veramente grande. Divertente, poi con Erminio è seguitelo, veramente... questo è uno vero, uno di quelli veri, uno degli ultimi rimasti. Grazie, grazie per aver detto da te, vale tutto, grazie. Vale. A te. Grazie.